Adesso mi sto alzando, avviso ai naviganti, perfetto, perché è il momento in cui, il momento che tutti, attendevano. O meglio che nessuno attendeva. Ricordo, c'era una scommessa fra Cinzia Baradel e Giuseppe Palomba. Se il Pordenone si salva, questa era la scommessa, lo strip veniva fatto da Cinzia o a una delle sue ragazze. Se retrocede, Dario, lo strip Dario, viene fatto da Giuseppe Palomba. E così è successo. Permettimi due parole. Ma devi essere premessa, veloce. Innanzitutto è stata un'annata fantastica, abbiamo lavorato tanto per conquistare 250.000 telespettatori, e li voglio sottolineare. Sì, vorrei chiamare anche Alberto Comisso. Vogliamo un attimo vederti, perché... non far passare il tempo. Io ho perso e pago la scommessa, ci tengo con Alberto a... Ma devi essere veloce, anche lui si spoglia? Sì, anche lui si spoglia. No, ci tengo perché voi due, Nazareno e Dario, ci avete dato una grossa opportunità quest'anno. Non è una sviolinata, ma è una... Non far correre il tempo. Vado. Ne abbiamo, dai. No, ma ne abbiamo ancora tempo, quindi almeno direttore, dai questi due... Diretto, qualcosa tu. Vice. Sennò di me o telefona subito. Allora, innanzitutto i debiti di gioco si pagano, quindi si passa. Bene. Poi, ovviamente, i ringraziamenti non volevamo appunto farli alla fine, perché alla fine poi magari, insomma, Dario e Nazareno... Allora, mentre tu parli, io mi vado a preparare. Ecco, vai a prepararti, Perché Dario e Nazareno poi, quando si sentono così... poi cambiamo discorso, no? Ecco, guarda. Però, ovviamente, comunque voi... vi ringraziamo per il pensiero. Voi li avete fatti all'inizio, noi naturalmente li volevamo fare alla fine. È stata un'annata intensa, impegnativa sotto tutti i punti di vista, ed è grazie chiaramente alle persone che ho qua vicino a me, alla mia sinistra, appunto Dario, alla mia destra Nazareno, se siamo appunto potuti arrivare a questo, insomma, palcoscenico. Non finirò mai, comunque vada a finire il prossimo anno, se ci saremo o no. È un grosso ringraziamento a loro due, soprattutto a chi naturalmente, insomma, ha lavorato dietro le quinte, il regista, insomma, Mattia, Sergio, che naturalmente Mattia, ha tirato su le classi, ecco. A tutti i nostri ospiti, a chi naturalmente ogni domenica ci ha guardato con affetto, e questo affetto poi ci è stato, insomma, ripagato con grande successo. Già diventato vice direttore, lo fa alla perfezione. Con grande successo. E ovviamente come andrà a finire nessuno lo saprà, però ovviamente un altro anno sicuramente noi, 99,9%, noi ci saremo. Ancora qua. Va bene, okay, allora, Giuseppe, forza, facci divertire.
Così non va, eh? Non vale. Lui sono uno spogliarello per procura. Grazie. Grazie al mio Peter 2. Pardon. Peppe Palomba 2. Giuseppe 2. Va bene, va bene. Allora, svegliamo chi è, dai, togliti la maschera. Ciao Peter. Mi sono prestato giusto per il Peppe. È un grande. Dai, grazie a Roxy Bar, a tutti gli amici di Telepordenone, e si continua insomma con le miss, con un volto per fotomodella. E Beppe, dai, mi sono prestato io, però rimarrai sempre un grande, grande tutto il Pordenone. Sì, grazie, però... Peter, grazie, ci siamo divertiti. Raggiungici, Cinzia, raggiungici anche tu, che ci dai le ultimissime... Rimettiti a posto, per cortesia. Guarda, stai perdendo le braghe, perdendo. Dove ho il palomba. Allora, le ultime novità su un volto per fotomodello. Palomba, guarda, dove ti hanno messo lì? Non so se... No, ma adesso gli togliamo almeno la cravatta, eh? Almeno quella... Almeno la cravatta. Dai, se Mattia mette un po' di musica, ti toglie almeno la cravatta. La cravatta di Palomba. Se ho la compagna giusta, sì, però. Vai, su. Ole! Sì, ma... Ole! Al posto della cravatta. Via la camicia! Via! Va bene, dai. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, no, da far scorrere. Ci fai fare una sfilata di quelle serie? Beh, certo. Alle ragazze? Certo, eh? Facciamo sfilare, allora, ragazze, dai. Allora. Mandiamo su magari Mattia. Magari una bella musica. Donatella. Puoi andare a sederti, va? Sedere i maschietti, dai. È meglio. Lost somewhere in the morning, one in a million lives. All that I know about everything, rising in your eyes. Like the sky, the sun in my eyes, blinded by the fires of the summer. Va bene, allora ancora una volta grazie a voi a voi. Donatella in rappresentanza di tutte queste splendide ragazze. Sì, certo. Allora, chiudi che poi chiudiamo. Allora, io volevo intanto ringraziare gli studi di Telepordenone e Roxy Bar per averci ospitato in questi mesi, e volevo invitare tutti alla serata che faremo al Playa a Lignano Sabbia d'Oro, fronte mare, alla prossima selezione di un volto per fotomodello FVG. E ovviamente a seguire la nostra pagina su Facebook. Perfetto, io ancora una volta, Loretti vieni qua, vieni Giuseppe, viene Daniela, venite qui, anche tu dai, anche se sei mutande, vieni qui, no. Raggiungici, come ho detto,
È stata un'annata questa un po' particolare, perché abbiamo puntato soprattutto su noi stessi. Grazie ovviamente all'editore Mario Ruoso, che ci ha dato la possibilità di andare avanti anche in questa stagione, grazie al nostro direttore Gigi Di Meo, ma soprattutto grazie a quelli che il nostro direttore, abbiamo imparato anche noi a chiamarli così, sono i nostri amici silenziosi, gli sponsor, quelli che hanno creduto nella visibilità di questo programma e hanno voluto sponsorizzare, hanno voluto pubblicizzare i loro prodotti attraverso questo... E sono stati tanti. E sono stati tanti, bisogna dire la verità, sono stati moltissimi e questo in un momento in cui economicamente la situazione non è facile in tutta Italia, non è facile in Pordenone, non era facile neanche per questo gruppo. Nonostante questo, noi siamo, grazie a queste persone qui, noi siamo riusciti ad andare avanti, e queste persone, lo ripeto come ho detto all'inizio, hanno creduto in noi, ripeto ancora una volta, senza falsa modestia, proprio in virtù di quella che è la nostra esperienza, Loreti, altri la chiamano vecchiaia, noi la chiamiamo esperienza, ma in virtù anche della freschezza e della simpatia di coloro che si sono uniti a noi già all'inizio e hanno creduto anche loro in questo programma, come Giuseppe Palomba, che non credevo però che fosse così infido all'ultima giornata da mangiarsi la scommessa e fare lo spogliarello in procura con Peter Stefanuto. E Alberto Commisso, che come ho già detto abbiamo recuperato al gruppo Media Triveneto, tanto che passin passotto è arrivato ad essere vice direttore. Allora, a questo punto mancano 3 minuti, noi siamo stati qui tutta la stagione, Loreti, a guardarci Cinzia e Donatella e le ragazze che ci hanno portato qui, adesso scusa, ma in chiusura per me. Oh. Roberto. Io mi associo, eh. Sì, Roberto, vieni qui. Grazie di tutto. Falso. Grazie. Roberto, eccoci qui, perché fra quelli che abbiamo, non l'abbiamo nominato all'inizio perché non era ancora qui con noi, lui attende che le partite finiscano per poi raggiungersi in studio, ma fondamentale è stato anche il suo apporto. Roberto Carraro, non è andata bene con il basket, andrà meglio l'anno prossimo, però i saluti non li fai per procura, li fai dal vivo. Allora, fuori tutti i maschi, lasciamo le donne qui, che diano l'appuntamento all'anno prossimo. Donatella, fai tu. Allora, grazie ancora a tutti per averci seguito. Il prossimo anno vi vogliamo ancora tutti qui con Roxy Bar Sport Nord-Est. Grazie ancora a tutti e buona domenica. Uno e 40. Sì, camminate fuori pian pianino una alla volta.